all'inizio della partita. Manca veramente poco a un momento di grande solennità, il saluto alla voce che vivremo in diretta. C'è Filippo Giovannelli, direttore del corteo storico della Repubblica Fiorentina, che è pronto ovviamente a prendere il microfono e a raccontarci il saluto alla voce. Io voglio ringraziare Andrea Fagioli per essere stato con noi, grazie mille, grazie, e professor Dario Nardini, grazie. Grazie a voi. È stata veramente una grande esperienza, tra poco avremo altre voci che ci racconteranno la partita. Noi siamo pronti invece per dare la linea alla piazza, la voce alla piazza, per vivere un momento solenne della finale del calcio storico fiorentino 2024. A voi, amici di Firenze, amici delle evocazioni storiche, amici dello sport, il grande spettacolo del corteo storico della Repubblica Fiorentina, il saluto alla voce, live da Piazza Santa Croce per la finalissima del calcio storico 2024. Prima parte del saluto alla voce che avete ascoltato, vedete Filippo Giovannelli, direttore del corteo storico della Repubblica Fiorentina, il saluto di tutto il corteo storico di 550 figuranti. Al grido di Viva Fiorenza, Piazza Santa Croce saluta il corteo storico della Repubblica Fiorentina con il saluto alla voce e adesso la lettura dell'alto della signoria, la grida che consegnerà, diciamo, le chiavi al maestro di campo, il magnifico messere. Mentre il corteo lascerà libero il campo, sul quale rimarranno soltanto le squadre dei calcanti rossi e azzurri. Ogni caccia le squadre cambieranno campo con la schiena della squadra. Ecco l'araldo della signoria pronto a leggere la grida per consegnare il campo ai magnifici messeri di oggi, lo ricordiamo, sono Frank Ribéry, ex calciatore della Fiorentina, e Luca Minetti, allenatore dell'Arenantes Forense, che è passato dalla Serie A2 alla Serie A1. Mentre il maestro di campo si appresta a ordinare all'arbitro di iniziare la contesa. Sono le chiarine. E adesso la lettura dell'araldo della signoria. Magnifici messeri, gli uomini giusti con antichi costumi, sono qui dinanzi a voi onde omaggio rendere al Santo Giovanni, protettore di questa nostra città. Ora, o potestiere, con spirito gagliardo ma leale, daranno inizio per vostro diletto ad Aspra Tenzone, che vuole essere testimonianza della continuità di secolare tradizione e di passata gloria, che ancora oggi è alla base della nostra civica identità. Magnifici messeri, or con vostra licenza ordin darò che da parte si facciano uomini e mestilli e che il gioco abbia inizio. Maestro di campo, a te il comando.
E adesso tutto il corteo storico della Repubblica Fiorentina lascia il San Pione di Santa Croce, e questo accadrà in pochissimi istanti, e tra poco resteranno sul campo i 27 calcianti per parte degli azzurri e dei rossi e tutte le altre figure, 78 persone sul campo per vivere la finalissima del calcio storico fiorentino 2024. Amici di Firenze, dello sport, delle tradizioni storiche che passano nel corso dei secoli e del tempo, benvenuti da Andrea Vignolini alla finalissima del calcio storico fiorentino tra gli azzurri di Santa Croce e i rossi di Santa Novella. Insieme i colori dei Fumogeni, rosso e azzurro, hanno dato il viola, e con noi come seconda voce c'è Francesco Flacchi. Ciao, per il risultato dei due colori. Ciao Francesco. Grazie ancora per l'invito. Grazie Francesco, ci aiuterà ovviamente perché conosce il calcio storico, è un grande appassionato a interpretare, a capire quello che accade in campo. Saluto invece con noi ad aiutarci per la parte azzurra Alessandro Dei. Ciao Alessandro. Ciao, ben trovato. Buonasera, viva Fiorenza. E saluto anche Andrea Ostento per la parte rossa. Ciao Andrea. Ciao, grazie, buonasera a tutti. Non gioca Manuel Lopez, si è infortunato a una mano. Sì, purtroppo ho avuto un infortunio alla mano durante la prima partita e l'abbiamo perso per questa finale. Sarà sostituito comunque da Gianluca Delrico, che è un grandissimo calciante anche lui. È andato in caccia anche nella semifinale. Sì, abituato a fare quindi, le cacce. Sì. Quindi la finale che perde un grande protagonista, peccato Francesco. Dispiace, però dispiace, vediamo, anche vedremo. Perché può influire, perché Lopez è un giocatore che spacca le difese, diciamo, dai. Sì. Un giocatore determinante negli ultimi anni del calcio storico, lo si è visto. Però oggi io penso che sia una partita alla pari. Ci sono delle assenze dall'una e dall'altra parte. Io penso che oggi si possa i particolari, gli episodi possono fare la differenza. Sì, sicuramente gli episodi del calcio storico fanno la differenza, soprattutto ricordiamo gli infortuni e le espulsioni, quando lasci la squadra in inferiorità numerica in una partita che dura 50 minuti conta tantissimo, dove il dispendio delle forze è fondamentale. E ricordiamoci che oggi fa caldo. Oggi fa caldo, oggi. Quindi è una giornata in cui fa caldo. Essere bravi, non è facile, forse più da fuori da dirlo, a gestire la partita, ma non è per niente facile perché fa parecchio caldo. Tanto vedete il maestro di campo Duccio Baglioni tra i calcianti azzurri e quelli rossi, questo quasi diciamo a voler separare le linee dei calcianti che si dovranno fronteggiare. Questi sono i cosiddetti sconciatori, perché nella prima parte della partita vedremo uno degli elementi del calcio storico, l'uso della forza, che è una parte determinante del gioco, e poi vedremo quale sarà la costruzione del gioco da parte dei datori innanzi e degli innanzi. In mezzo ancora al campo il maestro di campo Duccio Baglioni, il pallaio Andrea Borgonetti è pronto per l'avvio della partita. Mancano veramente pochi istanti all'inizio della finalissima tra i rossi e gli azzurri, che parte in questo momento. Partita finalissima, palla in aria, si parte subito, tanti testa a testa tra i calcianti. Vedremo ovviamente quale sarà l'evoluzione della partita. Intanto mi pare che ci siano dei calcianti rossi che recriminano ovviamente per un intervento di un calciante azzurro irregolare, ma vedremo quale sarà la decisione dei maestri di campo. La palla in mano ce l'hanno i rossi, che possono giostrare ovviamente il comando, mentre ci sono delle coppie di calcianti a terra. In totale sono già 4 le coppie di calcianti a terra, ricordiamo questo, come è stato spiegato nella nostra telecronaca, serve diciamo così a fronteggiarsi, a utilizzare la forza, ma soprattutto a tenere dei calcianti impegnati, a garantire lo spazio per chi deve giocare la palla. Non è per niente facile, anche da questi primi minuti vediamo che le squadre sono quasi ancora schierate, quindi c'è parità e non è facile aprire varchi, perché 7 coppie di calcianti a terra impegnate l'un con l'altro, alcuni vedete restano proprio lì fermi. Questo serve in realtà semplicemente a impegnare un calciante dell'una e dell'altra parte, fa sì che questi calcianti non possano partecipare al gioco. La palla ce l'hanno i rossi, che manovrano il pallone. Ovviamente è presto per poter iniziare a pensare a un'azione d'attacco, si gioca da 1:22, vedremo se i rossi avranno la forza per farlo. Intanto anche sotto qua la nostra tribuna continuano gli scontri testa a testa tra i calcianti, ovviamente sono tutti scontri uno contro uno, tutto assolutamente regolare, è l'uso della forza. Molto per il momento silenti le due curve, a dimostrazione che in questo momento si guarda la partita, si cerca di capire quale può essere l'eventuale evoluzione della partita. Continuano i rossi a tenere il pallone, continuano testa a testa al centro del campo tra i calcianti azzurri e rossi. Utilizzo della forza, che in questo momento è elemento determinante della partita, quando sono passati appena 2 minuti dei 50 complessivi.
Stanno aspettando il momento giusto. Stanno aspettando il momento anche giusto. Perché non è facile, ci sono ancora tanti calcianti, quindi non è facile trovare il passaggio giusto. Secondo me ora inizieranno un attimino anche a provare a forzare la giocata. I rossi provano sfondando, sfondando un pochino. Provano a vedere se c'è spazio. La palla in mano ce l'ha Gianassi, è un calciante di grande qualità ed esperienza. Vedremo cosa potrà tentare di investire. Renzoni, fraseggiano i rossi nella propria metà campo. Quando sono passati 2 minuti e 30 secondi sono 9 le coppie di calcianti a terra impegnate l'uno con l'altro, e quindi questi 18 calcianti di fatto non partecipano al gioco. Ancora calcianti che si fronteggiano l'uno con l'altro, e ovviamente vedremo anche se tutti i colpi sono regolari o meno. Al centro del campo anche il capitano dei rossi Massimiliano Petragallo, che sembra richiamare i suoi calcianti e anche gli avversari. Ricordiamo il ruolo del capitano, un ruolo diciamo così per dare indicazioni ma assolutamente per non partecipare all'azione. Ancora testa a testa tra i vari calcianti proprio nella metà campo, e si continua ovviamente con gli scontri. Quindi, come dicevamo, l'utilizzo della forza che è elemento determinante in questi primi minuti della partita. Ne sono passati 3 di minuti dall'inizio della partita sui 50 complessivi. Sono i rossi che hanno in mano il pallone nella propria metà campo, ma continuano gli scontri tra i calcianti rossi e i calcianti azzurri al centro del campo, impegnati nei testa a testa. Vediamo se qualche altra coppia andrà a terra, Francesco. Piano piano però attenzione ai rossi, che devono forzare Gianassi, devono forzare anche su di sé un calciante, la dà indietro per cercare un po' di spaccare, perché dietro gli azzurri sono messi bene, sono chiusi, quindi devono cercare un attimino di trovare il momento giusto e forzare la giocata portando tanti giocatori dei rossi in avanti. È logico che se pensi in questo momento di costruire l'azione devi pensare ovviamente a come costruirla avanzando con i compagni, e quindi è fondamentale aiutarsi, è fondamentale conquistare metri di campo facendolo assieme ai compagni. L'azione solitaria in questo momento non può premiare, perché devi costruire l'azione in modo corale insieme ai tuoi compagni, e quindi qua è il momento strategico del calcio storico. Adesso sono incrementate le coppie di calcianti, sì, comunque sono pari, sono 8 rossi in piedi, 8 azzurri, 8 azzurri in piedi. Bisogna cercare di trovare un uno contro uno per saltare un attimino le marcature, diciamo. Qua ci vuole la giocata. Ci vuole la giocata, la personalità, perché non è facile. Da come siamo partiti sarà una partita tattica, molto tattica. Continuano ancora i testa a testa tra i vari calcianti. Bello. Ce n'è uno sotto la Bello. tribuna, poi un altro calciante che subentra nello scontro. Bello, attenzione, corretto, a Gianassi, bello. Che ha il pallone. Gianassi prova ad avanzare, capisce che ha davanti a sé gli avversari degli azzurri che sono ben schierati, e quindi non affonda. Allora vanno gli azzurri a provare a prendersi i calcianti dei rossi. Il calciante azzurro affonda e si prende ovviamente l'attacco del calciante rosso. Finiscono a terra, Gianassi può avanzare col pallone, salta i calcianti che sono a terra, Renzoni a fianco di Gianassi, i due si parlano, provano a dire andiamo a prenderci il campo. Gianassi per Renzoni, la costruiscono insieme. Andrade, bravo. Mette giù Renzoni, Andrade degli azzurri, perfetto. Bella difesa degli azzurri, grande difesa concentrata degli azzurri, ma la palla ce l'hanno ancora i rossi, sono tutti lì a tentare di prendersi il pallone. Che caparbietà Renzoni, che ha ancora il pallone tra le braccia, e sarà battuta. Adesso bisogna stare concentrati per riprendere la palla. Attenzione ai rossi che si devono portare sulla linea del pallone, pronti alla battuta. Ancora i rossi, palla in area, ci sono i rossi in quella parte del campo. Attenzione a Andrade che si confronta con Gianassi. Gianassi prende il pallone, lo può gestire, ecco. Molto bene per Renzoni, che può trovare lo spazio, c'è lo spazio nell'angolo, fino in fondo Renzoni per la caccia rossa, eccola là la caccia rossa che apre le marcature della finalissima. Bravissimo Renzoni a costruirsi lo spazio, soprattutto è stato bravo Gianassi a credere di recuperare la palla e passarla a Renzoni, che poi ha avuto lo spazio giusto creato da un suo compagno di squadra. Cosa significa l'importanza di esserci sulle battute? Assolutamente, è fondamentale anche per andare a prendere in queste il partite qui ci vuole anche questo, chi recupera palla parte leggermente avvantaggiato, avendo anche le difese schierate chiuse, non è per niente facile. E dunque grande Gianassi dei rossi, che è riuscito a resistere all'attacco di Andrade, a qualità e potenza fisica Andrade, ma è stato bravissimo Gianassi a riprendersi il pallone facendolo rimbalzare a terra. Scarico per Renzoni, che ha trovato lo spazio nell'angolo del lato corto del campo. Allora Alessandro, l'importanza di stare sulle battute, però qua sono stati bravi i rossi. Errore clamoroso, battuta nei nostri 10 metri, lì bisogna prenderla, è arrivato
Andreade, che non è certamente un saltatore, chissà quanti centimetri di rende Giannassi. Beh, sì. Ha lottato contro due, fra l'altro, quindi un po' di lentezza per quanto riguarda i nostri a rientrare sulla linea della battuta, e quando c'è un equilibrio di questo tipo dai un minimo vantaggio e lo perdi. Bene, mentre vediamo intanto gli azzurri che adesso hanno il pallone con Giobbe De Castro. Andrea Ostento, ottima la costruzione della caccia in questo caso. Sì, ottimo. Sì, avevamo perso la palla, siamo stati bravissimi a recuperarla con Giannassi. E poi, beh, Bambolotto, difficile prenderlo in corsa. Intanto ancora testa a testa al centro del campo. Adesso iniziano a essere tante le coppie di calcianti che sono impegnate nei testa a testa, fermi in mezzo al campo. Si e adesso aprendo, eh. E adesso vedremo qualcosa. Prepariamoci. Andrade che controlla il pallone nella metà campo degli hanno azzurri. Ha coperto più la zona del campo in tutte le posizioni. I rossi si sono messi dietro, quasi a fare i portieri. Qua. D'altronde, se sono schierati, non trovi il varco, così hanno qualche possibilità ci sono, in più. Ci sono calcianti azzurri e rossi che si confrontano a mezzo del campo nei testa a testa. E non è che si veda sempre. Questo è l'altro aspetto interessante che giustamente sottolinea da ottimo conoscitore del calcio storico Francesco Flati. E adesso gli azzurri. Con Davide Ceccarelli che può ovviamente tenere il pallone, avanza con Andrade, si porta davanti a Andrade che prova a fargli lo spazio. Attenzione Andrade che si prende un calciante dei rossi, Davide Ceccarelli allo spazio per provare ad andare in caccia, c'è Renzoni su di lui, ancora Davide Ceccarelli per Andrade, c'è la cazza azzurra, pareggio 1-1. Grande azione, costruzione, grande palle, grande visione di gioco di Cecca. Grandissima costruzione di Davide Ceccarelli e perfetta poi la caccia di Andrade, però ottima azione degli azzurri. Ottima scelta, c'era una superiorità numerica, l'hanno individuata e quindi bene. Allora, però io dovrei dire che le figure che non giocano dovrebbero stare fuori dall'azione. Questo è un tema vero, cioè, due volte le figure che non giocano tra Capitani, Alfieri e altri sicuramente non devono partecipare al gioco, questo è chiaro, però spetta ai maestri di campo prendere le decisioni in questo senso. La palla ce l'hanno di nuovo gli azzurri. Allora ricordiamo 1-1 il conto delle cacce fino a questo momento, quando mentre la regia ci ripropone ovviamente la costruzione della caccia, bravissimo qui Davide Ceccarelli a servire Andrade, vedete Andrade aveva su di sé l'alfiere dei rossi ma poi si è liberato comunque dell'alfiere ed è andato a segnare la caccia. Sono passati 9 minuti e 30 secondi 1-1 tra bella gli azzurri partita, di Santa Croce bella, e i rossi di Santa Novella. Promette partita, bene la partita? Assolutamente sì, sicuramente non sarà una partita come le altre, secondo me non ci saranno tante cacce e chi sbaglia meno secondo me ha l'occasione veramente di vincere. La caccia rossa realizzata da Renzoni, la caccia blu azzurra realizzata da Andrade. E poi sicuramente la forma fisica farà tanto perché ripeto c'è caldo e quindi non è facile giocare 50 minuti sulla sabbia. Fabio Ferri da bordo campo. Fabio, Diverse cose da segnalare in precedenza. Prima, intanto attenzione perché sotto la postazione di Michele Pierguini ci sono scintille tra il presidente e un rappresentante dei rossi che adesso viene allontanato dal maestro di campo. Cerco anche di capire cosa si stanno dicendo, però si sta scaldando molto il clima. In precedenza ho sentito proprio l'alfiere degli azzurri prima della caccia segnata da quelli di Santa Croce spingere i suoi ragazzi e dirgli andiamo avanti. Gaetano Fiore che è l'alfiere, che attenzione c'è un'espulsione. Espulsione per l'alfiere dei rossi, non cambia niente. Però ha rischiato anche Gaetano Fiore, alfiere degli azzurri, reo, devo dire, io l'ho visto, di un colpo abbozzato ma comunque portato a un calciante rosso, è stato richiamato, probabilmente non è stato visto nemmeno perfettamente dal maestro di campo, altrimenti ci sarebbero stati guai anche per lui. Quindi Fabio, se ho capito bene, sono espulsi due alfieri? Se ho capito bene? No, assolutamente. Diciamo che è arrivato un avvertimento per Gaetano Fiore che nell'azione precedente alla caccia rossa ha lasciato lì il pugno, diciamo. Okay, l'ha lasciato lì. Comunque, se queste figure non devono partecipare al gioco, è una regola, è giusto richiamo ovviamente dei maestri di campo. Andiamo avanti con Andrade che intanto controlla il pallone per Giobbe De Castro. Ce l'hanno in questo momento in mano la palla di azzurri quando sono passati 11 minuti e 30 secondi di gioco. Con Giobbe De Castro che stanno dà indicazione ai giocatori in azzurri in avanti un attimino. Gli azzurri provano ad avanzare con giocatori che non hanno in questo momento in mano la palla. No, questo assolutamente, serve a liberare ma in questa situazione bisogna andare a trovare un attimino i varchi e si cerca un attimino di andare a fare l'uno contro uno, cercare di buttare giù i giocatori per creare lo spazio, perché sennò essendo
Attenzione a Giobbe De Castro che ha il pallone in mano, si fronteggiano testa a testa gli azzurri e i rossi, i calcianti nella metà campo dei rossi, e gli azzurri provano a trovare la soluzione, provano a vedere se c'è il modo di trovare superiorità numerica per attaccare. Giobbe De Castro al centro del campo capisce che ha davanti a sé dei calcianti rossi che potrebbero disturbarli, allora va, offre il pallone a Davide Ceccherelli. Il calciante azzurro osserva dalla disposizione dei suoi compagni, poi torna indietro, sempre al centro del campo. Bisogna stare attenti anche ai calcianti che sono a terra, che provano ovviamente a fare lo sgambetto. Da avere mille occhi quando davvero si gioca al calcio storico. Davvero. È incredibile. Davide Ceccherelli ancora scruta il posizionamento dei suoi compagni, ma sono ben disposti i calcianti rossi. Giobbe De Castro adesso si prende il pallone, prova a capire come si può costruire un'azione d'attacco. Dice ci ai suoi: un varco nel mezzo, ma c'è tre portieri di là. Sono i tre, cioè praticamente ecco. I rossi giocano accanto alla balaustra come portieri. Giobbe De Castro prova l'affondo, prova a andare, serve Ceccherelli, tira, grande. Caccia degli azzurri con Davide Ceccherelli per il 2-1. Davide Ceccherelli per il 2-1. Davide Ceccherelli segna la caccia per il 2-1 degli azzurri. Caccia costruita molto bene da Giobbe De Castro, ha servito il pallone per il compagno. No. Vediamo ancora. E adesso si riparte con gli azzurri che hanno ancora la caccia. Problemi per i rossi nel prendersi il pallone, cioè, sulle battute? Assolutamente, io penso che chi prende la palla ha più possibilità, come ho detto prima, sì, che è molto importante. Ricordiamo quando siamo arrivati, sono trascorsi ovviamente le prime fasi della partita, vedete siamo a 13 minuti di gioco, qua c'è Giobbe De Castro e la regia ci ripropone ovviamente lo scarico per Davide Ceccherelli che dalla distanza trova la caccia, qua è stato molto preciso Ceccherelli a trovare ovviamente la caccia del 2-1, costruita molto bene l'azione. Sono 14 minuti giocati sui 50 complessivi, gli azzurri di Santa Croce sono in vantaggio per 2-1 sui rossi di Santa Novella. Alla caccia dei rossa di Renzoni hanno risposto Andrade e Davide Ceccherelli, e adesso i rossi hanno la palla in mano con Andrade nella propria metà campo. Vedremo quale sarà la risposta dei rossi, che dovrebbero andare a riprendersi il pallone. Molto difficile adesso, ci vuole calma e tranquillità, il tempo lo consente, c'è ancora tanto spazio, c'è ancora tanta storia da raccontare in questa finalissima del calcio storico fiorentino 2024. Alla fine lo sapremo per come stanno andando l'andamento della partita. Ma è iniziata molto bene, assolutamente. Promette bene Francesco, assolutamente è equilibrato, quindi te l'ho detto. Andrea Ostento, qualche problema sulle battute nella metà campo quando si riparte col gioco per i rossi? Sì, purtroppo questa palla l'abbiamo persa malissimo perché gli è rimbalzata addosso a Fei, era da solo, poteva controllarla meglio, invece gli ha battuto addosso e è andata dalla parte azzurra. Bisogna cercare di prendere palla perché così è difficilissimo, se no. Sono 15 minuti sul cronometro dei 50 complessivi, gli azzurri gestiscono il pallone nella propria metà campo, c'è Andrade che in questo momento ha la sfera tra le braccia, ovviamente Andrade che ha il pallone tra le braccia. Ancora ovviamente i calcianti di parte azzurra che hanno il controllo della sfera, e vedete quanti sono al centro del campo i calcianti impegnati nei testa a testa. Giobbe De Castro a disposizione ai compagni, tanti testa a testa al centro del campo, schierati perfettamente i tre datori indietro dei rossi, praticamente sono lì a pochi metri dalla balaustra a dire dobbiamo provare a bloccare le incursioni degli azzurri che sono nella loro metà campo. Andreade ancora ha il pallone in mano, osserva il piazzamento dei compagni. È una partita molto tattica in questa fase, mentre continuano in testa a testa. C'è uno che riguarda anche Gianassi con un calciante degli azzurri nel lato sotto la tribuna autorità, lo vedete in questo istante. Gianassi con il calciante azzurro che si confrontano testa a testa, e ancora molti calcianti a terra, altri che provano a impostare, come questo signore che si chiama Giobbe De Castro, assoluta classe, uno dei protagonisti sul sabbiolo di Santa Croce. Accanto a lui Andreade, i due si parlano, provano a costruire l'azione d'attacco. Piano piano gli azzurri stanno avanzando. Gli azzurri provano a prendersi metri e a provare
a costruire un'azione d'attacco. Vedremo quale sarà la trama di questa azione. I rossi in questo momento prendono tempo. C'è un calciante rosso al centro del campo che zoppica vistosamente. C'è un calciante rosso che zoppica, Andrea, lì al centro del campo. In questo momento Fattori Leonardo si è fatto male prima in uno scontro e sta zoppicando vistosamente. Intanto avanzano i calcianti degli azzurri a prendersi i calcianti dei rossi per trovare lo spazio per i propri compagni per l'azione d'attacco. Robert De Castro da disposizione dei suoi, aiutato anche dal capitano azzurro. E ancora gli azzurri che provano ad andare verso i datori indietro dei rossi. Vedete Gianassi ancora che prova ad andare sul calciante azzurro, quasi a allontanarlo. Che partita di Gianassi fino a questo momento, importantissimo in chiave offensiva, importante in chiave difensiva. Sì, tutto campo pazzesco. Quando si vede la completezza di un calciante è questa, anche fisica, diciamo, se lo può permettere. Sì, c'è quella caccia che ha fatto tutto. C'è quella caccia che ha fatto contro Tizianino, in cui praticamente l'ha spazzato via nella semifinale con i bianchi. Quasi va bene, adesso ti supero. Da ammirare ovviamente Tizianino, che ha provato a contrastarlo. Jobel De Castro ha il pallone nella metà campo con gli avversari che sono a terra, prova ad andare Jobel, chiede ovviamente ai suoi di andarsi a prendere i calcianti rossi. Così non si può costruire l'azione, sembra quasi lamentarsi. E allora il pallone va a David Ceccherelli. Eccoci. E ancora i calcianti azzurri che provano ad andare nella metà campo dei calcianti rossi a prendersi gli avversari. David Ceccherelli che prova a costruire l'azione. Va davanti a sé i calcianti rossi. Andreade viene attaccato da un calciante rosso. E allora c'è Giobel De Castro che questa volta può partire, può provare l'affondo. Anzi no, capisce che ha davanti a sé i calcianti rossi schierati, e allora il pallone torna a Andreade e poi a Giovel De Castro. Siamo ancora nella metà campo con gli azzurri che manovrano il pallone. Sono 19 minuti sul cronometro, mentre continuano di testa a testa anche nella parte della metà campo dei rossi, dove proprio gli azzurri tentano di affondare. Ancora testa a testa tra un calciante azzurro e un calciante rosso, ed eccoci qua David Ceccherelli, Andreade e Giobbe De Castro provano a costruire. David Ceccherelli allo spazio davanti a sé, può andare ancora fino in fondo verso la caccia, che è la caccia del 3-1. David Ceccherelli segna intanto la sua doppietta di oggi, ed è una doppietta pesante in questo momento per la parte azzurra, che si porta sul 3-1. Vedete la costruzione dell'azione. David Ceccherelli capisce che c'è lo spazio, va, il calciante dei rossi non riesce a bloccarlo, ne ha un altro davanti a sé, lo salta e c'è ancora la caccia. E intanto i rossi perdono ancora il pallone. Andrea Ostento, cosa non sta funzionando nei rossi in questo momento? Non stiamo spingendo come avevamo detto, e purtroppo se non spingi e la squadra avversaria è più avanti di te, la palla la prendono loro. Sono passati 20 minuti di gioco, gli azzurri di Santa Croce sono in vantaggio per 3-1 sui rossi di Santa Maria Novella. Restano ancora 30 minuti da giocare di questa finalissima del torneo del calcio storico 2024. Le cacce realizzate per Renzoni dei rossi, che aveva aperto sul vantaggio della formazione di Santa Maria Novella, poi Andreade e la doppietta di David Ceccherelli portano in questo momento il risultato provvisorio sul 3-1 per gli azzurri di Santa Croce contro i rossi di Santa Maria Novella. E adesso vediamo quello che accadrà, Francesco. Ci vuole una risposta dei rossi, anche se è difficile, non è perché facile, la palla non gli azzurri. È bella la terza volta che perde la palla, quindi questo porta vantaggio agli azzurri, perché è il modo anche di gestire e trovare la soluzione giusta, anche perché poi ogni volta che vengono giù fanno caccia loro, difficilmente sbagliano. Sì, anche hanno nelle individualità dei singoli, David Ceccherelli, Andreade, Giobbe De Castro, sicuramente tre sono terribili da questo punto di vista per gli avversari. Giocano anche un po' più sereni, avendo tre cacce a uno, quindi gli può permettere anche di gestire. Quindi adesso dovremmo vedere anche un po' di pressing dei rossi, che forse qualcosa devono iniziare a rischiare. Qualcosa li devono iniziare a fare. Devono iniziare a rischiare, nel senso che magari possono provare a spingersi in avanti, a provare a fare un attacco sugli azzurri. C'è tempo ancora, 30 minuti sono un'eternità nel calcio storico fiorentino. Assolutamente sì, assolutamente. Poi basta una scintilla per far cambiare tutto. Andiamo avanti sempre con la partita. Fabio Ferri, se hai qualcosa da aggiungere da bordo campo. Scontri che come vedete sono molto molto violenti, ma
anche tanta tattica da parte degli azzurri, che in tante occasioni ho sentito anche attraverso Cristiano Manzani, attraverso Gaetano Fiori, che sono rispettivamente allenatore e Alfiere, hanno invitato i loro ragazzi a sottrarsi in alcune occasioni dallo scontro con i rossi e a guardare meglio tatticamente come disporsi in campo. Ti segnalo poi, questa è proprio una curiosità legata anche a come ci si prepara al calcio storico, che Bologna sulla nuca ha un taglio di capelli che forma la croce di Santa Croce. Insomma, ci si prepara un po' in tutti i modi per questo appuntamento, anche con i tagli di capelli. Vabbè, la curiosità sul calciante azzurro Paolo Bologna. Intanto abbiamo visto che i calcianti rossi, Francesco, hanno provato, diciamo così, fare qualche placcaggio sui calciati azzurri, proprio per provare andare in pressing, ma gli azzurri sono ben schierati, sono l'avete accanto dietro. Possono gestire, la palla è loro, possono gestire, sicuramente stanno aspettando anche l'altra occasione, un attimino per trovare la via per arrivare alla caccia. Sono 23 minuti sul cronometro con gli azzurri di Santa Croce in vantaggio per 3-1, per 3 cacce a 1 nella finalissima di contro i rossi di Santa Maria Novella. Alessandro Dei, ti vedevo, sei nervoso, che hai? Il microfono. Ma che nervoso, sono concentrato. Sto seguendo questa partita, è molto molto equilibrata. Partita molto tattica, interessante. No, è giocata bene da tutte e due le squadre. Voglio capire cosa succederà con la prima espulsione e con il primo infortunio, perché questo potrebbe cambiare immediatamente le prime. Rossi c'hanno già uno quasi, c'è uno che non corre bene, ma che comunque molto generosamente è rimasto in campo. Onore a lui. Sì, ma questo, come ricordavamo, del calciante, assolutamente. Come ricordavamo prima, si tratta di Leonardo Fattori. Andiamo avanti sempre con la partita. Quando siamo arrivati a 24 minuti, vedete Andreade che controlla il pallone saldamente in mano. Intanto c'è il capitano dei rossi, Massimiliano Petragallo, che prova ovviamente a incitare il suo calciante impegnato nell'uno contro uno. Siamo lì al centro del campo e intanto il calciante azzurro che prova ad andare in pressing sul calciante rosso. Si tratta di Serra, è attaccato il calciante dei rossi, uno contro uno, con Serra che poi finisce a terra. Continua l'uno contro uno, i placcaggi tra i due calcianti. Giove De Castro ha il pallone alla metà campo. Bello. Che è successo? È stato testa a testa con Marcello Trotta e Fattori. Bello. Si sono abbracciati. Queste sono anche le cose belle, bisogna sottolineare. Fattori che in questo momento fa fatica a restare in campo. E Marcello Trotta. C'è anche da recuperare poi. Marcello Trotta che è lì che lo abbraccia. Sta veramente dando tutto. Andiamo avanti. Davide Ceccarelli ancora prova a controllare la sfera. Siamo nella metà campo dei rossi. Davide Ceccarelli è. Sono gli avversari a terra, deve stare attento. Devono provare a salire un attimino, provare a fare un po'. Ora io non so, tatticamente non so, però qualche cosa devono fare, perché sennò. Ancora intanto palleggiano i tre terribili azzurri. Giobel De Castro, che in questo momento viene placcato a terra da un calciante rosso. E c'è il testa a testa. E adesso c'è Andreade che può affondare, prova a trovare lo spazio. Ancora Andreade, non lo prendono, è da solo, non lo prendono. Caccia azzurra per il 4-1. Andreade. Che caparbietà, che voglia di fare questa caccia di Andreade. L'ha fatta da solo. È stato un po' timido nella semifinale, oggi sta venendo fuori. Oggi viene fuori la personalità. Sì, assolutamente. È stato no timido, umile. No, era anche al debutto, forse assolutamente, era la prima, assolutamente. Tu al debutto com'eri? Normale. Allora, sicuramente era la prima sul sabbione, quella della semifinale per Andreade. Oggi vediamo un giocatore, un calciante che sicuramente è destinato a regalare spettacolo sul sabbione di Santa Croce. E adesso sono passati, vedete qua la caccia di Andreade. Ovviamente arriva su di lui il calciante rosso in corsa. Ed eccolo qua. Se i rossi sfruttano questa occasione, veramente si vedrà una bella partita da qui alla fine. 26 minuti sul cronometro, 4 cacce a 1 per i rossi per gli azzurri di Santa Croce sui rossi di Santa Novella. I rossi di Santa Novella in questo momento hanno il pallone in mano. Renzoni. E adesso questa è un'azione verità per i rossi. Questa è un'azione verità. Assolutamente, anche perché gli ridà morale e fiducia. Che riportarsi stanno creando spazio e adesso hanno si creano velocizzato spazio un attimino, velocizzano la manovra. Gli azzurri sono schierati tutti dietro, ma ci potrebbe essere lo spazio. Guardate gli azzurri come vanno tutti sul pallone. I rossi lo mantengono. Oh. No, traversa
traversa dei 90 centimetri sulla caccia, quindi non è nemmeno caccia sbagliata in questo caso, semplicemente i rossi che adesso la rimettono indietro col piede, ma c'è un calciante azzurro che vola verso la balaustra, viene fermato dal calciante dei rossi. Bella. Riprendono il pallone i rossi, incredibile, incredibile l'azione dei rossi, e adesso bella, vediamo se ci sarà l'affondo. Il calciante dei rossi è partito, bella, sembra non fermarsi più, salta questo tutti cambio... e adesso davanti a sé due calciati azzurri, deve bravo fermarsi, bravissima la... bellissima l'apertura per Rezzoni e grande caccia, e questo grande cambiare caccia, brutta, grande caccia. Chi è stato il calciante dei rossi che ha ripreso? Gianluca Derrico, grande azione, bravissimo Derrico, all'incorso è ripartito, ha avuto anche la visibilità di guardare. Aspetta, e questa è stata un'azione pazzesca, ah, perché strana traversa degli azzurri, attraversa dei rossi. Eccoci. I rossi vanno tentano di riconquistare il pallone. Pallone che arriva praticamente a un passo dalla caccia. Un passo dalla caccia, azzurri, è stato molto bravo. La riprende Derrico. È ripartito. Ripartito da parte a parte. Ha avuto anche la lucidità di guardare lo smarcamento del suo compagno. No, cosa vuole Andrea? C'è molto di Derrico in questa caccia, ma è stata un'emozione infinita, la traversa e poi... Sì, è stato veramente fortissimo perché è stato colpito più di una volta ed è riuscito a portare la palla di là e darla a Rezzoni, veramente una caccia bellissima. Cosa volevi dire, Alessandro Dei? Mi ha detto volevi parlare. Abbiamo assistito a due minuti di grandissimo calcio storico giocato con un batte e ribatti, un ping pong clamoroso da una parte e da quell'altra. E peccato che Paolino Bologna, che è un pugile, non è un rugbista, abbia perso la gara sui 100 metri con l'altro, perché con era veramente lanciato. Molto coraggiosa la scelta di calciare il pallone dietro, perché l'ha calciato completamente a caso. È andata bene, sono stati bravi e la partita è equilibrata. Ecco, quindi... Bella partita. Bella partita. E corretta soprattutto. Molto corretta, come sottolinea Francesco Flachi. Sono passati 29 minuti, 4 cacce per gli azzurri di Santa Croce, 2 per i rossi di Santa Maria Novella. Ricordiamo la cronologia delle cacce: prima caccia rossa di Rezzoni, la risposta del pareggio azzurro con Andreade, poi 2 cacce di Davide Ceccarelli per il 3-1, ancora gli azzurri per il 4-1 con Andreade, e adesso Rezzoni, ma la caccia è stata propiziata da una giocata incredibile di Gianluca Derrico, che ha aperto per Rezzoni in un modo delizioso dopo essersi fatto tutto il campo, e siamo 4-2 per gli azzurri sui rossi, ma restano 20 minuti da giocare, che nel calcio storico fiorentino, credeteci cari amici, sono un'eternità, e adesso ve li raccontiamo tutti. Andrea Vignolini, Francesco Frati per la finalissima del calcio storico fiorentino, con noi Alessandro Dei degli azzurri e Andrea Ostento dei rossi, pronti a raccontarvi questi 20 minuti e gli azzurri che hanno in questo momento il pallone. Giobbe De Castro che dice ai suoi: dai ragazzi, andiamo avanti, andiamo a prenderci il campo, perché può essere decisivo. Perché può essere decisivo, no, è Alessandro che chiama in campo il suo calciante. Alessandro che chiama in campo il suo calciante, non te. Allora, adesso Francesco, scusiamo, traffico nel mezzo, molto traffico nel mezzo, con tanti testa a testa. Vediamo cosa costruiranno gli azzurri. Questa è un'altra azione determinante della partita. La seguiamo. Andreade ha il pallone, c'è Gianassi che si sta confrontando con Cappelli in mezzo al campo, proprio sotto la nostra postazione. È uno degli, diciamo, dei testa a testa sicuramente da seguire, con ovviamente i calcianti che si fronteggiano e ancora altri calcianti che si fronteggiano testa a testa. La palla ce l'hanno gli azzurri con Giobbe De Castro. Sono passati 30 minuti, ma restano 20 da giocare. Giobbe De Castro scruta il piazzamento dei suoi compagni, capisce che però gli azzurri sono ben disposti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 azzurri, 7, 8, scusate, rossi in piedi, ancora di più, 9, 10, sono 10 i calcianti rossi in piedi in questo momento. Intanto gli azzurri possono provare a impostare, sono davanti 4 cacci a 2, 31 minuti di gioco, mentre continua il testa a testa tra Gianassi e Cappelli. Poi si sostituiscono ovviamente altri calcianti per lasciare libero Gianassi di provare a giocare. Va qualche calciante azzurro a prendersi qualche calciante rosso nella metà campo rossa, come a dire adesso li impegniamo per provare a liberare gli spazi per i compagni che possono impostare l'azione di caccia, l'azione che può portare alla caccia. Ancora Andreade ha il pallone in mano, escluda il pazzialetto dei compagni. Azione tatticissima questa, Francesco. Sì, anche perché è un'azione importante, perché siamo 4 cacce a 2 e quindi questa può essere una caccia
ti dico non determinante, si è un po' avvicinato, un po' prima poteva essere i rossi per tenere ancora viva la partita, non ci sono riusciti. Ora anche questa per gli azzurri deve essere una caccia che sicuramente può dire tanto da quella fine. Può dire molto questa azione nel film della partita, nella storia della partita, ed eccoli qua, i tre che controllano il pallone, Davide Ceccherelli, Andreade e Giobel Castro, sono loro i ragazzi temibili degli azzurri, ancora Giobel Castro che prova ad avanzare, ha davanti a sé i calcianti azzurri, calcianti rossi, calcianti azzurri li provano a portare via gli avversari, ancora Giobel De Castro che dà indicazione ai suoi compagni di dove andare, di chi andare a prendere. E ancora il calciante rosso che prova ad andare sul portatore di palla, non lo prendono. Giove De Castro deve scaricare su Davide Ceccherelli, ancora i calcianti rossi che provano a pressare i portatori di palla. Bella. Andreade la riprende. C'è creato. Sì. E adesso ha lo spazio, ha un calciante su di sé. Davide Ceccherelli ancora controlla il pallone, prova a sfuggire ai calcianti rossi che lo pressano. Andreade sul calciante rosso, Andreade finisce a terra, grande prestazione di forza del calciante rossa. Attenzione a Davide Ceccherelli che tanto può andare verso la caccia, è messo giù da uno sgambetto di un avversario, ma Davide Ceccherelli trova lo stesso la caccia, ed è la caccia del 5-2, terza caccia personale. Che partita di Davide Ceccherelli! Assolutamente grande partita, grande personalità, grande carisma, d'altronde viene da una famiglia, viene da una dinastia di calcio. Calcio storico, diciamo, ma ti posso dire anche dopo la grande prestazione di Cecca si fa sentire la mancanza di Lopez. Sicuramente la partita ha perso sin dall'inizio uno dei suoi grandi protagonisti, Manuel Lopez, e adesso quando sono passati 33 minuti sono 5 le cacce per gli azzurri di Santa Croce, 2 le cacce per i rossi di Santa Maria Novella. La palla ce l'hanno ancora gli azzurri e questo è un problema, che sulla battuta i rossi hanno perso l'ennesima battuta. Sicuramente un elemento di oggi è che i rossi hanno perso troppe battute, assolutamente, quindi questo ha penalizzato sicuramente il gioco dei rossi. Sono stati molto bravi gli azzurri e furbi in questa occasione, dove sono riusciti sempre a recuperare palle. Attenzione intanto ai calcianti rossi e azzurri che si confrontano al centro del campo nei testa a testa, mentre i rossi provano ad andare in pressing sugli azzurri che controllano il pallone, E ancora gli azzurri tutti sui rossi a controllare. Andreade, pallone resta a terra, ci sarà la battuta, attenzione alla battuta, questa è importante per i rossi, assolutamente, pallone importantissimo per i rossi, vediamo chi la prende, palla in aria, provano i rossi ad andare in forcing, non ce la fanno, ancora la prendono gli azzurri, Giobel De Castro con la sfera tra le braccia. Sembrano di più gli azzurri oggi. Sembrano di più. Era dura per l'inferiorità numerica dei rossi, che erano, ci fanno notare l'inferiorità numerica, quindi era sicuramente difficile. E adesso gli azzurri hanno di nuovo il pallone in mano, quando sono 35 minuti sul cronometro. 5 le cacce per gli azzurri di Santa Croce, 2 le cacce per i rossi di Santa Maria Novella. Vedremo adesso se i rossi continueranno ad attaccare i portatori di palla, la speranza ovviamente di riprendersi il pallone e di provare a riscrivere la partita. Ancora testa a testa tra calcianti rossi e azzurri, anche in altre, intanto c'è un'espulsione, Fabio Ferri, espulsione tra gli azzurri, Andrea, anche se non sono riuscito a capire, dovrebbe trattarsi della zampa azzurra, Mirko Costa. Sì, te lo confermo in questo momento. Prima peraltro è passato qua sotto la mia postazione l'alfiere dei rossi inviperito, che ha parlato anche col presidente Pierguidi, ha provato a chiedergli spiegazioni, ma ovviamente la tensione è altissima. Intanto attenzione, penso altra espulsione, Andrea, sì. Ma esce Marcello? No. Adesso vediamo poi chi lascerà il campo. Casa Massima. Vediamo chi lascerà il campo. Sì, Andrea, espulsione per i rossi. Espulsione per i rossi. Una per gli azzurri, quindi, e una per i rossi. Una per gli azzurri, una per Trotta i rossi. Trotta e Casa Massima. Non cambia niente per Trotta e Casa Massima. Non cambia niente per quanto riguarda, ovviamente. Tanto c'è un calciante dei rossi a terra sotto la parte della tribuna autorità. Se lo vede laggiù è libero, tanto no. Attenzione a Giobel De Castro che è andato praticamente nella metà campo rossa,
e David Ceccarelli prova a costruire l'azione con i rossi che avanzano. Bene, si coprono bene i rossi. I rossi provano ovviamente a avanzare in tutti i modi. Il pallone finisce nella metà campo dei rossi e lo riprendono. Renzoni ha due avversari su di sé, è dura per Renzoni controllare la sfera. Sarà battuta un'altra volta. Sarà ancora una battuta, devono salire gli azzurri. Qui sono in sua inferiorità, perché qui gli azzurri sono di più. Vediamo ovviamente sulla battuta quanti sono i rossi e quanti gli azzurri. Due contro uno. Due contro uno. E chi la piglia? La prende Andreade. La prende Andreade che va verso la caccia. Non lo può fermare nessuno. Erano in superiorità gli azzurri. Uno è andato su, i due si sono presi tra loro. E adesso vedete Andreade che ha segnato la caccia del 6-2. La caccia del 6-2. Sì. Per quanto. Sì. La caccia del 6-2 di Andreade, eccola qua, praticamente solo sulla battuta, a segnare sotto la curva dei suoi sostenitori. Una caccia importante di questa partita. 37 minuti che stanno per terminare, adesso i rossi devono spingere perché sono sotto di 4 cacce. Hanno il pallone in mano i rossi, non possono provare, difficile spingere e rischiare. Questa è una montagna da scalare per i rossi, però seguiamo l'azione e per qua deve venire fuori la qualità che hanno i rossi, i loro giocatori, il gioco che sanno impostare. Vedete il come vanno avanti, piedi, avanzano uno con l'altro davanti, adesso i rossi che sono, avanzano compatti quasi a nascondere il pallone, c'è spazio per provare ad andare, bravissimi a costruire l'azione, a nascondere il pallone. Muro. Stato bravissimo Stefano Gerdovic in questa azione, ha gestito bene gli uomini a coprirlo e quindi c'è stata la caccia di Gerdovic. Gerdovic Stefano, sì, Gerdovic che ha segnato la caccia dei rossi, eccolo qua, vedete, dice ai suoi compagni andate voi davanti, lui rimane lì quasi a nascondersi, no. Nessuno lo prende più, ed è caccia. Secondo, comunque è la seconda partita che viene da dietro e recupera due palle importanti, Marcello. E allora in questo momento ricordiamo gli azzurri di Santa Croce sono in vantaggio di 6-3 sui rossi di Santa Maria Novella, il pallone ce l'hanno gli azzurri, vediamo cosa accadrà in questi ultimi 10 minuti di partita, sono i minuti più importanti, i minuti cruciali. I rossi hanno segnato una caccia che in questo momento ti dà forza dal punto di vista psicologico. Gli azzurri devono saper rispondere e sfruttare benissimo questo pallone, devono iniziare a buttarsi in avanti, cercare di andare a recuperare i rossi. I rossi devono fare questo, gestiscano, e quindi più tempo passa in mano alla palla agli azzurri e meno hanno possibilità di recuperare. Comunque, grandi protagonisti ovviamente della partita Andreade e David Ceccarelli che hanno segnato 3 cacce per uno. Andiamo avanti sempre con Giobbe De Castro che è il pallone, sono 40 minuti sul cronometro, eccoci qua, entriamo negli ultimi 10 minuti di partita. E adesso, come diceva Francesco Flacchi, vanno i rossi sul portatore di palla, questo calciante è libero, prova a impensierire Giobel De Castro, non ci riesce. Intanto credo che ci sia un'espulsione per quanto riguarda sì, gli azzurri. Andrea, sì, Andrea, corno azzurro espulso. Il corno azzurro è stato espulso. Intanto ti racconto anche che qua sotto la mia postazione c'è Gabriele Vincenti dei rossi che è stato soccorso con ghiaccio, acqua, ha ricevuto un forte colpo alla testa, ma grande sportività anche da parte del suo dirimpettaio azzurro che è stato qua praticamente con lui a sincerarsi delle sue condizioni di salute. Ha preso una brutta botta, però dobbiamo sottolineare quanto sono stoici questi ragazzi che rimangono in campo, magari non al 100%, magari con meno mobilità, ma restano in campo per dare attenzione, una mano alla squadra. Attenzione qua con gli azzurri che provano ad avanzare, vanno su Giobel De Castro, lo prendono, sarà battuta. I rossi possono essere di più attenzione ai rossi che adesso sono in superiorità, possono provare a prendere la palla, la prendono gli azzurri sulla battuta, bisogna stare concentrati in questa fase e adesso gli azzurri possono avanzare, provano ad avanzare, bravissima la costruzione del calciante azzurro che prova a trovare il pallone, addirittura la lancia in avanti e fa caccia dalla distanza. Che caccia è? La caccia era un lancio lungo per il nostro smarcato. Era un po' lungo, che l'ha fatto in caccia. Marcelli, quello che ha preso la battuta lì
ha attraversato tutto il campo e ha fatto questa cosa incredibile. Marcelli, lo rivediamo in questo momento, guardate, si porta avanti il pallone, guardate le immagini qua. Marcelli che si porta avanti il pallone, salta tutti gli avversari, vede un compagno libero, dice va bene, lo lancio. Marcelli da metà campo, caccia diretta, incredibile. Marcelli per la caccia del 7-4 degli azzurri. Che, e questa è una caccia pesantissima per quanto riguarda i rossi e anche ovviamente chiave vittoria per l'azzurro. Scusate, la caccia del 7-3. Minuti, 42 minuti di gioco passati, i rossi sono sotto di 4 cacce con gli azzurri in vantaggio per 7-3, ma non demordono i rossi che provano ad avanzare. Il calciante viene fermato da dal placcaggio di due calcianti azzurri su di lui. Sarà di nuovo battuta. Espulso un altro azzurro. Sì, ci sarà un'altra espulsione per un azzurro. Altra espulsione, Fabio Ferri, per gli azzurri. Sì, sempre. Ma gli azzurri prendono ancora il pallone, sì, sulla battuta. Sì, sempre espulso. Addirittura forse due, attenzione, addirittura Andrea. Doppia espulsione per gli azzurri, addirittura, penso, devo cercare. Vabbè, capire meglio adesso, cercheremo di capire. Intervieni quando ritiene opportuno, i rossi, certo, possono avanzare, possono provare ad andare avanti anche perché possono sfruttare la superiorità numerica in questo momento la squadra dei rossi. Poi caccia dei rossi, caccia rossa che l'ho realizzato, segnato Fattori, Leonardo Fattori, che peraltro è infortunato. Sì, quello è infortunato. Incredibile. La gamba, sì. E ora da sottolineare ovviamente la caccia di Fattori. Se prendano, attenzione, adesso devono prendere la palla i rossi, la devono prendere in tutti i modi, e qui questo devono pallone forzare, devono prenderlo, lo prendono, eccolo qua, vanno a terra. Attenzione, Giannassi prova a prendersi il pallone, torna ai rossi il pallone e adesso è fondamentale. Mancano 6 minuti alla fine della partita, i rossi di Santa Novella sono in svantaggio di 3 cacce, gli azzurri conducono per 7-4, si va alla battuta, questa battuta è importantissima per i rossi che possono provare a riprendere il pallone, ci riescono con grande fatica. Poi, nel controllo della sfera c'è lo spazio. E adesso c'è lo spazio per i rossi che sono in superiorità numerica. Vediamo se sfrutteranno ovviamente i loro calcianti. Ancora i rossi che provano a aggiustare il pallone, calciante dei rossi che deve liberarsi di un calciante azzurro e riprende il pallone nella propria metà campo. Restano 6 minuti di gioco. Occhio. 6 minuti di gioco, attenzione al calciante azzurro che arriva da dietro, riesce a placare il calciante rosso, quindi si ripartirà con una nuova battuta. 5 minuti e mezzo alla fine, i rossi sono sotto di 3 cacce e sono in superiorità numerica, evidente superiorità numerica. Ancora una battuta, la prendono gli azzurri ma non ci riesce, i rossi possono avanzare, se il pallone va, eccoci qua, la riprendono ancora i rossi, ha davanti a sé un avversario, il calciante dei rossi va per un suo compagno, c'è la caccia rossa, caccia rossa, ancora Fattori, ancora Fattori, sì, per la caccia del 5-7 e ora ci aspettano, e può succedere di tutto, ci aspettano 3-4 minuti veramente di. Allora, qua Fattori è intelligente perché lui sa che è infortunato, allora si mette davanti alla balaustra in attesa che arrivi il pallone e dice almeno se arriva il pallone faccio caccia, questo è un po' il ragionamento. E ora se pigliano la palla, la prendono gli azzurri il pallone, intanto vedete testa a testa che continuano tra gli azzurri, tra i calciati azzurri e rossi. Questa era la caccia ovviamente di Leonardo Fattori, infortunato, che riesce a portare a 2 le cacce di distanza tra i rossi di Santa Maria Novella e gli azzurri di Santa Croce che conducono per 7-5. Ci sono 4 minuti e mezzo da giocare, la palla ce l'hanno gli azzurri, i rossi devono andare avanti, Giannassi dice ai suoi venite avanti, andiamo a prenderci il pallone, rischiamo tutto. E tanti che gli azzurri però avanzano in 3, in 4, compatti, provano a prendersi lo spazio. Giobel De Castro fa su di lui un calciante rosso, viene chiuso Giobel De Castro e adesso ci sarà la battuta. Intanto ci sono ancora espulsi, Fabio Ferri? No, siamo rimasti ai 2 in precedenza degli azzurri che ti avevo già segnalato, adesso abbiamo la conferma, quindi azzurri che hanno perso 3 giocatori nel complesso, mentre se non sbaglio 2 per i rossi che però hanno perso il loro alfiere. Eccoci. Andiamo avanti. Questa è una caccia che i rossi possono provare a costruire l'azione. Renzoni va avanti a liberare lo spazio per il compagno. Controlla molto bene la disposizione degli avversari il compagno. Ha davanti a sé un calciante azzurro che lo ferma e lo mette a terra e adesso ci sarà la battuta. Questa battuta è importantissima. Mancano 3 minuti e mezzo alla fine della partita.
i rossi sono sotto di due calci contro gli azzurri. È una bella partita di calcio storico comunque. Assolutamente. Che partita assolutamente, emozionante. Se si gira. Attenzione, gli azzurri possono controllare con Andrade che non riesce a bloccare il pallone e allora va su di lui un calciante ancora azzurro, il calciante rosso, e ci sarà di nuovo battuta. Ci sarà ancora nuova battuta. Vai. Tre minuti alla fine. La battuta decisiva, questa è una battuta importantissima per quanto assolutamente perché c'è solo un rosso. La prendono eccoci. I rossi che possono andare verso la caccia indisturbata, caccia rossa. E sono sotto di una caccia ai rossi, 7-6. Andrea, che ha realizzato la caccia? Ha segnato Cecconi. Cecconi. Comunque, avevo detto che non era una partita e no, ci sarebbe stato tanto divario di calcio. Allora, e ora diventa bella, ancora più bella. Allora, chi prende palla? È incredibile. Ora, due minuti e mezzo. Due minuti e mezzo alla fine della partita con gli azzurri di Santa Croce che controllano il pallone. Qui ci vuole la personalità del c'è singolo. Una caccia di differenza, ci vuole la personalità del singolo di chi attacca e di e chi adesso difende i perché rossi devono rischiare il tutto per tutto. C'è. Devono crederci fino in fondo a poter prendere Jobel De Castro, ci pensa Giannassi, lo blocca lui a Madonna. Terra adesso andranno che alla placcaggio. Battuta Giannassi a tutto campo. Giannassi, grande completo. Partita di Giannassi, grandissima, uno dei migliori tra i rossi assolutamente. Stiamo raccontando un torneo del calcio storico 2024, incredibile battuta. Adesso chi prende questo pallone può scrivere la storia di questa partita. Provano a controllare gli azzurri che ci riescono, ma ancora i rossi vanno in placcaggio. Vai lontano ancora gli azzurri, lontano, il calciante azzurro che riesce a fermare il calciante. Il calciante rosso che ferma quell'azzurro, sarà di nuovo battuta, resta un minuto e mezzo con i rossi che sono sotto di una caccia. Bella, questa bella, è una battuta bella, importantissima. Bella. Signore e signori, stiamo vivendo un finale del torneo di calcio storico 2024, è emozionante. Sono di più. È una partita incredibile, i rossi possono provare a prenderla, non ci riescono, la prendono gli azzurri. È importante tenere questo pallone, manca poco più di un minuto alla fine della partita. Andreade. E adesso devono andare in forcing i calcianti rossi, non riescono a controllare il pallone, i calcianti azzurri vanno in forcing sul portatore. Bravo, i calcianti stavo, rossi, calciante c'è di nuovo azzurro. Battuta, c'è di nuovo battuta. 50 secondi per i rossi per provare a pareggiare la partita e andare alla caccia d'oro. Se dovesse terminare in parità, chi segna la caccia o sbaglia la caccia determina la sua vittoria oppure la vittoria dell'avversario. La prendono i rossi. È una partita emozionante. Mancano 30 secondi. C'è il buco in mezzo, provano ad andare. Il calciante rosso avanza, non lo fermano gli azzurri, c'è spazio ed è il 7-7 quando mancano 20 secondi. Grande. Incredibile a Santa Croce. Gli azzurri la ribaltano, i rossi la ribaltano. Emozionante perché è da fuori. I rossi grande, la ribaltano, la pareggiano, incredibile. Che ha fatto la caccia Andrea. Matteo Manuel. E ora secondo me è dura perché l'entusiasmo dei rossi, gli azzurri sono anche in meno e quindi questo può valere la partita. Eccoci. E attenzione, adesso i rossi ora se la possono anche gestire, guardare di trovare il varco giusto, la soluzione giusta, perché sono anche in superiorità numerica rossi. Controllano la sfera, è incredibile. I rossi erano sotto di quattro calci, l'hanno ribaltata questa partita. Onore a Fattori che nonostante con una gamba sola è rimasto in campo e ha fatto due calci. Ma queste sono le emozioni del calcio storico, bellissimo, non finisce mai di emozionare, bellissimo. Si va avanti fino alla caccia d'oro. Oggi vedremo. Guarda ancora bello, guarda, vedremo quello guarda, che accadrà. Occhio, può succedere di tutto. Attenzione, guarda, Renzoni deve andare a prendersi il pallone. Se lo prende, chi segna questa caccia oppure la sbaglia determina guarda la sua vittoria. Guarda Fattori ancora avanti. Fattori avanti guarda per il compagno, Fattori. Può prenderla Ceccherelli dentro. C'è caccia, è caccia dei rossi, la vincono, la caccia d'oro. Emozioni incredibili a Santa Croce, i rossi sono ancora campioni. Restano campioni come nel 2023, un'emozione incredibile. Bella, erano sotto bella, di quattro calci, l'hanno ribaltata. Santa Maria Novella vince una partita incredibile, grandi, sotto grandi, di quattro grandi, calci. Grandi, che squadra è? Mamma mia, grandissimi, grandissimi. Questo è il coronamento di un sogno, veramente grandissimi. Manca chi ha fatto la caccia decisiva, che l'ha segnata, l'hai visto Andrea? Non lo so, non l'ho vista Andrea, scusa. No, figurati, non c'è problema. Lo riprenderemo poi. Bella partita, bella, bella. Entra, bella, è stata, bella. Allora, è stata una grande partita. Bella, bella, bella. Dispiace per chi ha perso, perché
per come ha perso, perché sicuramente, però bisogna fare i complimenti a Rossi che ci hanno creduto, quindi dispiace. Salutiamo ovviamente Andrea Ostento che andrà a festeggiare con i Rossi. È stata una bellissima partita, equilibratissima. Grandi protagonisti. Partiamo dalla parte azzurra, Andreade e Dario Ceccarelli. A prescindere dal loro gioco che hanno prevalso le loro qualità, perché sono fisici, sono le fa. Ma io ti direi un giocatore su di tutti, Enrico, secondo me ha dato tutto in tutte le zone del campo, ha fatto caccia, ha fatto gli uno contro uno, ha placcato, è stato sempre, penso, determinante in qualsiasi azione, gli faccio veramente complimenti. 8 cacce a 7 vincono i Rossi di Santa Novella dopo il 2023. La vitella e il palio sono ancora dei Rossi che vincono il torneo del calcio storico 2024. E adesso al centro del Sabbione scatta la festa dei Rossi. Incredibile l'emozione per una partita che è andata alla caccia d'oro, che i Rossi, che ha consentito ai Rossi di vincere il torneo del 2024. Emozioni a non finire per una finalissima incredibile. I Rossi sotto di 4 cacce sono riusciti a ribaltare una partita che era difficilissima da ribaltare, ma questo vuol dire che il calcio storico può succedere sempre. La differenza l'hanno fatto le espulsioni. Sì, la differenza l'hanno fatto le espulsioni, anche perché se andiamo a vedere nelle palle, gli azzurri l'hanno sempre riconquistato nelle rimesse. E quindi da un lato i Rossi perdevano questa situazione, però dall'altra le squalifiche hanno penalizzato gli azzurri. Fabio Ferri, non so dove sei, ti do molto volentieri la linea. Allora, sono in mezzo alla festa dei Rossi. Andrea, fra l'altro nel finale ho visto anche delle scene non proprio bellissime, con parte della tifoseria degli azzurri che ha provato anche ad aggredire uno degli arbitri. Ho visto il lancio di una bottiglietta proprio contro uno degli arbitri e poi insomma anche il tentativo di mettere le mani addosso appunto a uno dei giudici di gara. Tanto proviamo anche tra pochissimo a offrirvi la voce di qualcuno dei Rossi che possa commentare questo successo. Certo. Intanto vedete Massimiliano Petragallo, il capitano dei Rossi, che in questo momento pende il palio che è stato realizzato da Alberto Bertini di Bial, che rappresenta questo giglio dorato che abbraccia i 4 colori del calcio storico fiorentino e le 4 cattedrali che rappresentano. È stata una finale di grandissimo spettacolo, è stata una finale di immense emozioni, con i Rossi che erano sotto di 4 cacce. Poi, come ha raccontato Francesco Blachi, la differenza l'hanno fatta le espulsioni, ma anche la caparbietà dei Rossi di andare a prendersi le cacce decisive. Sì, è vero onore, perché ci hanno creduto fino alla fine. Fattori, io ho premiato Gianassi per tutto, ma anche Fattori ha fatto la differenza. Infortunato quasi con una gamba, ha fatto 2 cacce, è stato lì in battuta tutta la partita, veramente. Questi sono gli episodi, le partite che questo ti cambia qualche cosa a livello anche di personalità, di carisma, danno qualche cosa in più anche ai compagni che sono vicini a loro. Viene issato in questo momento il palio che vince ovviamente il colore di parte rossa. Come nel 2023, la storia non cambia, i Rossi vincono anche nel 2024. Stavolta il film della partita è stato completamente diverso. L'anno scorso fu una vittoria importantissima e anche, diciamo, determinata, in quel caso una partita molto tesa e nervosa per l'inizio, per tutto quello che accade. Questa volta il successo è stato in rimonta, un successo che, diciamo così, in qualche modo... Comunque anche... bisogna fare i complimenti, è stata una bella partita. È normale che chi perde può dispiacere per come è andata, sicuramente perdere fa male in quella maniera ancora di più, però io penso che oggi abbia vinto tutto il calcio storico, abbiano vinto tutte e due le squadre, perché è stata veramente una grandissima, bella partita. Bellissima partita, come ha appena detto Francesco Flachi, che ha regalato tantissime emozioni, e ovviamente festeggiano i Rossi, che hanno tutto ovviamente il dovere di farlo, proprio perché è il secondo titolo consecutivo. Sono tristi i sostenitori di azzurri, ma sanno che la loro squadra ha dato il massimo, e comunque hanno 3 giocatori. Vedete qua un amico di Andreade lo consola, come a dire: hai fatto tutto quello che potevi, e ci credo, ha fatto 3 cacce, ha fatto sì tutto quello che poteva. Non si è risparmiato anche dei testa a testa che gli hanno imposto i calcianti dei Rossi. Ha fatto una grande partita insieme a lui Davide Ceccarelli e anche Giobel De Castro. Hanno provato a fare di tutto per poter vincere questa partita, ma il calcio storico è questo: le espulsioni, un singolo episodio può decidere tutto, e i Rossi sono riusciti a ribaltarla nonostante le 4 cacce di inferiorità. Che trionfo per i Rossi di Santa Novella in questa edizione del calcio storico
Olimpico 2024. Intanto voglio ringraziare di cuore Francesco Flacchi che è stato con noi. Francesco, grazie. È stato un piacere, spero di riavere l'occasione, perché per noi fiorentini vedere il calcio storico e la storia di Firenze, chi ne fa parte, siamo sei solo sempre noi benvenuto, anche perché hai dimostrato di conoscere anche il gioco, perché questa posizione si vede benissimo, quindi se anche mi lasciate anche un posto anche senza commentare anche perché sarò felice di essere quello sicuro, anche perché hai dimostrato di conoscere il gioco, i calcianti, e quindi insomma è merce rara, è passione, perché è storia di Firenze, bisogna, chi è a Firenze la deve sapere, la eccola storia. Qua la festa dei Rossi che inquadra la nostra regia con il palio del torneo 2024, sono ancora loro i trionfatori dopo il 2023. Fabio Ferri, sono con il capitano dei Rossi che non ci crede nemmeno lui, perché sta guarda là, guarda verso la balaustra. Partita incredibile, partita oggi chi è venuto in questa piazza ha assistito a uno spettacolo incredibile, potrà dire che ha visto questa partita. Onore agli sconfitti e onore ai Rossi che non hanno mollato fino all'ultimo secondo. È un'emozione indescrivibile e i ragazzi ci hanno dato una gioia immensa e ti ripeto, partita memorabile. Ti ringrazio, grazie mille, complimenti. Viva Firenze e Forza Rossi sempre. Grazie a Fabio Ferri che ci ha riportato le parole del capitano di parte rossa Massimiliano Petragallo. Poi Fabio, ovviamente sei nella festa dei Rossi, sicuramente puoi, diciamo così, riportarci tutte le parole che vuoi. La grande emozione, escono in trionfo i calcianti dei Rossi, una partita incredibile. Pensate, erano passati in vantaggio i Rossi con la caccia di 1-0 realizzata da Renzoni, poi sono stati bravi gli azzurri a portarsi addirittura sul 4-1 con le cacce di Andreade, doppiette David Ceccarelli e ancora Andreade, poi Renzoni a abbreviare sul 4-2, David Ceccarelli per il 5-2, Andreade per il 5-3, poi ancora